esperienza per me è stata molto costruttiva e istruttiva perché ho saputo apprezzare molto il mio paese e noi del gruppo storico abbiamo fatto molte immagini, soprattutto al centro storico del paese e alle chiese storiche. E abbiamo intervistato il professore Scetta, il professore Simone e la professoressa Mirella Fabbri e abbiamo chiesto loro delle informazioni sull'origine di Castelvenere e come è cambiato Castelvenere nel corso degli anni. E ci hanno dato parecchie informazioni. Poi abbiamo fotografato molti monumenti di Castelvenere come dei reperti della Seconda Guerra Mondiale e questo progetto ci è servito per apprezzare molto questo paese e abbiamo capito che su questo territorio si può lavorare molto, soprattutto grazie anche alle nuove tecnologie. In queste quattro settimane noi abbiamo raccolto del materiale riguardanti l'ambiente di Castelvenere e ciò che riguarda sia storicamente che culturalmente che tutto l'aspetto antropologico del territorio. E con questo abbiamo puntato sulla riscoperta di ciò che comunque è stato nascosto negli anni e che a causa del poco interesse da parte delle generazioni non è stato più tramandato e quindi appunto abbiamo riportato alla luce tutto ciò che è stato lasciato nascosto. Strada dei Vini abbiamo avuto il piacere di trattare del paesaggio antropologico, ovvero come è cambiato l'aspetto delle persone su questo territorio. Purtroppo abbiamo constatato che i cambiamenti ci sono stati, però sono stati cambiamenti negativi perché le persone di Castelvenere hanno avuto la tendenza ad abbandonare il proprio paese o magari non hanno saputo valorizzare quello che hanno avuto. Per la prima volta davvero sono venuta in questi territori, ho potuto vedere per la prima volta che cosa veramente poteva offrire Castelvenere alle persone che venivano da fuori. Quindi forse con un occhio esterno ho potuto veramente valutare che le tante belle cose che può offrire una piccola realtà come Castelvenere, perché è un piccolo borgo, ma questo non deve portarci in inganno perché comunque nonostante sia una piccola realtà può offrire tante cose. Per quanto riguarda il futuro dei giovani non so, perché comunque forse anche il mio percorso di studi mi porta a pensare che forse sarebbe meglio andare in città più grandi per trovare lavoro e cercare di farsi una famiglia. Però comunque venendo in questa piccola realtà e partecipando a questo progetto ho potuto vedere che questo non significa nulla, perché anche piccole realtà come Castelvenere possono crescere in un certo qual modo e probabilmente un progetto come Strade di Vini sarebbe perfetto anche in altre realtà. Appunto, ripeto, venendo da Gaiazzo sarebbe davvero bello fare questo tipo di progetto magari in altri tipi di contesti e così via. Allora, a Castelvenere per cambiare le cose dovrà succedere che prima di tutto ci dovrà essere più coesione da parte di tutti i cittadini in primis, ma soprattutto dai produttori di vino, in modo tale da cercare di portare avanti, tra virgolette, un unico prodotto e da farne la propria bandiera per poter andare a paragonarsi ai prodotti che adesso abbiamo in Italia e che a livello internazionale vengono riconosciuti come i migliori.